Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questa fantasia a ventagli. Con questo tipo di lavorazione si realizzano dei quadrati, quindi possiamo fare delle mattonelle da unire tra loro oppure fare un unico quadrato grande quanto ci serve. Questa lavorazione a ventagli, secondo me, rende meglio se lavorate in un unico quadrato grande quanto ci serve, piuttosto che realizzare delle mattonelle da unire insieme. Però questo va a gusto e quindi ognuno deciderà come utilizzarla. È una fantasia semplicissima da lavorare, si lavora in due righe, quindi per ogni colore lavoreremo due righe, una in cui prepariamo gli archetti dove lavorare i ventagli e una in cui lavoriamo i ventagli. Con questo tipo di fantasia possiamo realizzare un sacco di cose. Io, per esempio, con questo quadrato realizzerò un bellissimo cuscino, ma con la stessa fantasia potremmo realizzare, per esempio, una bellissima coperta per un letto matrimoniale. O con un po' di fantasia, per esempio, una bella maglietta. Per questo quadrato che ho lavorato, io ho utilizzato questo filato, il Drops Paris. Questo è un 100% cotone da lavorare con un uncinetto da 5 mm. Per realizzare questo quadrato io ho utilizzato un uncinetto da 4 mm. All'inizio del tutorial vedrete che utilizzo il 5, ma poi mi sono resa conto che per la mia mano era troppo grande e quindi ho disfatto tutto e tutto il resto del tutorial lo vedrete realizzato con l'uncinetto da 4 mm. Questo quadrato misura circa 36 cm per lato e pesa circa 160 grammi, quindi per fare questo quadrato mi sono bastati poco meno di un gomitolo per ogni colore. Oltre all'uncinetto e al filato ci serviranno una forbice e una godalana. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo con il primo colore e facciamo un cerchio magico. E questa volta lo facciamo doppio, quindi due volte il filo intorno al dito, passiamo sotto con l'uncinetto, portiamo fuori il filo e facciamo una catenella. Iniziamo il primo giro lavorando un punto alto che sostituiremo con 3 catenelle, una è quella del cerchio magico, ne lavoriamo altre due e lavoriamo una catenella. Ed ora ripetiamo per tutto il giro un punto alto, una catenella e ripetiamo un punto alto, una catenella per altre 6 volte. Un punto alto, una catenella. Alla fine del giro avremo in tutto 8 ripetizioni, partendo dal punto alto che abbiamo sostituito con le 3 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chiudiamo il cerchio. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo sulla terza catenella, quindi sul primo punto alto. Così. Iniziamo il secondo giro con una catenella e la ripetizione che ripeteremo per tutto il giro è un punto basso nel prossimo archetto e 7 punti alti nell'archetto successivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ripetiamo questa ripetizione per altre 3 volte, quindi un punto basso nel prossimo archetto e 7 punti alti nell'archetto successivo. Lavorate le ripetizioni, chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. A
Abbiamo tagliato il filo perché è ora di cambiare colore, ma se volete fare questa mattonella tutta dello stesso colore, ovviamente non serve tagliare il filo. Con il nuovo colore prepariamo un nodino iniziale, quindi facciamo un cappietto con sopra il filo che va verso il gomitolo, passiamo sotto il filo e lo estraiamo con l'uncinetto e tiriamo. Estraiamo l'uncinetto e prendiamo la lavorazione. Lavoreremo il prossimo giro in uno dei punti bassi del giro precedente, può essere quello in cui abbiamo tagliato il filo o un altro. Entriamo nel punto basso, portiamo fuori l'asola e iniziamo il terzo giro lavorando un punto alto e lo sostituiamo con 3 catenelle. Ora lavoriamo una catenella, un punto alto nello stesso punto, una catenella e un punto alto nello stesso punto. E lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3. E passiamo al prossimo punto basso. La ripetizione che lavoreremo in ognuno dei punti bassi è un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto e 3 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Quindi nel prossimo punto basso lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto e 3 catenelle. Continuiamo così per tutto il giro. Una volta lavorate tutte le ripetizioni, terminiamo anche la prima ripetizione. Nel primo punto basso avevamo lavorato solo 3 punti alti e quindi terminiamo lavorando un punto alto nel primo punto basso e una catenella. In questo modo abbiamo completato anche la ripetizione del primo punto basso. Chiudiamo questo giro con un punto bassissimo sul primo punto alto lavorato, quindi sulla terza catenella. E così termina il terzo giro. Iniziamo il quarto giro con una catenella e la ripetizione che ripeteremo per tutto il giro è: nel prossimo archetto lavoriamo un punto basso e nel successivo 7 punti alti. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. D'ora in poi questi 7 punti alti in un archetto li chiamiamo ventaglio. Ora che abbiamo lavorato questo ventaglio, lavoriamo un punto basso al centro del ventaglio sottostante, quindi un ventaglio fatto di 7 punti alti. 1, 2, 3, nel quarto punto alto lavoriamo un punto basso, quindi entriamo nel punto alto e prendendo anche l'archetto lavoriamo un punto basso. In questo modo abbiamo agganciato questo giro al giro precedente. Terminiamo la ripetizione lavorando un ventaglio nell'archetto successivo, quindi 7 punti alti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando lavoriamo i ventagli, apriamo bene il lavoro per essere certi di non perdere l'archetto successivo. E questa è la ripetizione che ripeteremo per tutto il giro. Quindi nel prossimo archetto un punto basso, nel successivo un ventaglio, poi lavoriamo un punto basso al centro del ventaglio sottostante e un ventaglio nell'archetto successivo. E una volta lavorate tutte le ripetizioni, chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto basso lavorato del giro. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E così termina anche il quarto giro. Per il quinto giro agganciamo il nuovo colore in uno dei punti bassi tra
due ventagli. Quindi entro nel punto basso e aggancio il nodino iniziale del nuovo colore. E iniziamo il quinto giro lavorando un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle, una catenella, un punto alto, sempre in questo punto basso, una catenella, un punto alto. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e nel prossimo punto basso lavoriamo un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. E lavoriamo 3 catenelle. Ed ora lavorando nel prossimo punto basso tra i due ventagli, iniziamo la ripetizione che ripeteremo per tutto il giro. Quindi lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto. Lavoriamo 3 catenelle e nel prossimo punto basso lavoriamo un punto alto, 2 catenelle, un punto alto e 3 catenelle. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro, quindi nel punto basso d'angolo lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, 3 catenelle. Nel punto basso centrale lavoriamo un punto alto, 2 catenelle, un punto alto e lavoriamo 3 catenelle. E ripetiamo questa sequenza per altre due volte. Nel sesto giro cominciamo a lavorare gli angoli e i lati. Quindi sopra questo gruppo di punti alti lavoreremo un angolo esattamente uguale a questo, quindi un ventaglio, un punto basso, un ventaglio e in questo archetto laterale lavoreremo un ventaglio. Tra i ventagli separiamo sempre con un punto basso lavorato al centro del ventaglio precedente. Vediamo come. Iniziamo il sesto giro con una catenella e cominciamo a lavorare questo angolo, quindi un punto basso nel prossimo archetto e un ventaglio di 7 punti alti nel successivo. 1 e 7. Lavoriamo un punto basso al centro del ventaglio sottostante, quindi contiamo 1, 2, 3 nel quarto punto alto, lavoriamo un punto basso. E sul lato, quindi su questo archetto, lavoriamo un ventaglio di 7 punti alti. 1. Lavoriamo un punto basso al centro del ventaglio sottostante. E lavoriamo un nuovo angolo. Quindi per l'angolo lavoriamo un ventaglio di 7 punti alti, un punto basso nel prossimo archetto. E un ventaglio di 7 punti alti nel prossimo archetto. E 7. Un punto basso al centro del ventaglio sottostante. Ed ora dobbiamo solo ripetere. Nell'archetto centrale lavoriamo un ventaglio. E negli archetti degli angoli lavoriamo un angolo, quindi un ventaglio, un punto basso, un ventaglio. E tra gli angoli e i ventagli del lato lavoriamo sempre un punto basso al centro dell'archetto sottostante. E ripetiamo così per tutto il giro. Una volta lavorato tutto il giro, terminiamo il primo angolo. Eravamo partite dal punto basso centrale, quindi ci manca da lavorare uno dei due ventagli e quindi lavoriamo
anche l'altro ventaglio di questo angolo. 1 e terminiamo il giro lavorando un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Con questo sesto giro abbiamo definito completamente il lavoro. Abbiamo i quattro angoli e i laterali. Come abbiamo capito, facciamo due giri con ogni colore. Il primo giro è un giro di preparazione in cui prepariamo tutti gli archetti e il secondo giro invece è il giro in cui lavoriamo i ventagli. Nel prossimo giro quindi costruiremo gli archetti per i prossimi ventagli lavorando come nel quinto giro per quanto riguarda gli angoli e anche per quanto riguarda i laterali, solo che per ogni giro in più che facciamo, quindi per ogni colore in più che aggiungiamo, il laterale aumenterà di una ripetizione. Quindi se per quanto riguarda il celeste avevamo una sola ripetizione nel lato che si agganciava qui in questo archetto, nel prossimo colore nel lato avremo due ripetizioni e poi tre e poi quattro e così via. Per ogni colore aggiungeremo una ripetizione in ogni lato, quindi rimangono ovviamente fisse le lavorazioni degli angoli. E per quanto riguarda i lati, aggiungeremo una ripetizione ad ogni giro di archetti. Quindi, vediamo come. Agganciamo il nuovo colore in un punto basso d'angolo, quindi tra i due ventagli dell'angolo. E come abbiamo imparato, lavoriamo l'angolo. Quindi un punto alto che sostituiamo con 3 catenelle, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto. Tre catenelle e nei lati, come abbiamo imparato, la ripetizione nei punti bassi è un punto alto, due catenelle, un punto alto. Quindi in ognuno dei punti bassi dei lati lavoriamo questa ripetizione. Un punto alto, due catenelle, un punto alto. E separiamo queste ripetizioni con 3 catenelle. Quindi ripetiamo un punto alto, 2 catenelle, un punto alto, 3 catenelle e lavoriamo la ripetizione dell'angolo. Nell'angolo sappiamo che lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto. Tutti nel punto basso centrale. 3 catenelle e ripetiamo. Ed ora non ci resta che ripetere, quindi sui lati, sui punti bassi dei lati, la ripetizione che ripetiamo è un punto alto, due catenelle, un punto alto e separiamo queste ripetizioni con 3 catenelle e sugli angoli lavoriamo, sui punti bassi d'angolo, lavoriamo un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto, una catenella, un punto alto e separiamo sempre con 3 catenelle. Quindi continuiamo così completando tutto il giro. E una volta lavorato tutto il giro, come sempre, completiamo anche la prima ripetizione lavorando un punto alto e una catenella nel primo punto basso del giro precedente. Chiudiamo con un punto bassissimo sulla terza catenella. Nel prossimo giro lavoriamo i ventagli, quindi lavoriamo l'angolo come abbiamo imparato, un ventaglio, un punto basso, un ventaglio. E sulle ripetizioni dei lati lavoriamo per ogni ripetizione un ventaglio, separando i ventagli sui lati con i punti bassi presi al centro dei ventagli del giro precedente. Vediamo come. Iniziamo il giro come sempre con una catenella, un punto basso nel prossimo archetto,
un ventaglio, un punto basso al centro del ventaglio sottostante e lavoriamo i lati. Sui lati abbiamo detto che su ogni archetto lavoriamo un ventaglio, un punto basso al centro del ventaglio sottostante e un altro ventaglio, un punto basso al centro del ventaglio sottostante e l'angolo. Nell'angolo un ventaglio, un punto basso nell'archetto centrale, un ventaglio e iniziamo a lavorare il prossimo lato. Ed ora si tratta solo di ripetere un ventaglio in ognuna delle ripetizioni del lato, separato da un punto basso al centro del ventaglio sottostante e nell'angolo un ventaglio, un punto basso, un ventaglio. Facciamo tutto il giro e completiamo anche il primo angolo lavorando l'ultimo ventaglio che manca, come abbiamo fatto nei giri precedenti. E questo è il risultato. Ed ora non ci resta che ripetere e ripetere il giro 7 e il giro 8. E questo è il risultato una volta arrivati alla grandezza desiderata, che per me, per esempio, è questa. Io con questo quadrato realizzerò un cuscino. Devo ancora decidere se farò l'altra faccia uguale o diversa, ma comunque verrà un bel cuscino. Non vedo l'ora di sapere cosa farete voi con questa bellissima fantasia a ventagli. Aspetto le vostre foto sulla mia pagina Facebook o in Instagram. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti qui sotto al video. Noi ci vediamo la settimana prossima in un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grande abbraccio e un bacio. Ciao!